Ciao bambini, ciao ragazzi, buongiorno, come state oggi? Tutto bene? Dai, oggi è venerdì 12 giugno, siamo arrivati quasi alla metà del mese di giugno e manca poco più di 2 settimane alla fine della scuola. Forza, sono gli ultimi sforzi, ce la facciamo, dai, teniamo duro. Allora, oggi, visto che è venerdì, vi ho preparato una bella lettura. Vediamo insieme di cosa si tratta. Che miseria. Grazie, amore. Eccoci qua. Parla del lupo e la capretta. Ok? Il lupo è del lovo e la capretta è del cacciorrito della cavra, no? Allora, vediamo un po' cosa succede a questi due personaggi. Vi racconto questa storia. Allora, pioveva a dirotto. Le gocce del temporale di quella sera colpivano il minuscolo corpicino di una capretta bianca. La capretta, senza pensarci, si rifugiò in una capanna abbandonata sul pendio della collina. Si mise a riposare tranquillamente, aspettando che il temporale finisse. Ansimando e facendo ho ho ho, qualcuno entrò nella capanna. Chissà chi è, pensò la capretta. Poi si nascose e drizzò le orecchie. Tic-toc, tic-toc. Passi. Qualcosa di duro batteva sul pavimento. Era un rumore di zoccoli. Doveva sicuramente essere una capra. La capretta, sollevata, si rivolse al nuovo arrivato. Bel temporale, vero? Come? Chi ha parlato? Con questo buio non si vede un accidente. Quell'ombra indistinta con il bastone non era una capra, ma un lupo. Per di più era un lupo con una bocca grossa così, che andava ghiotto di carne di capra. Che sollievo che ci sia anche tu, disse la capra. La capra non aveva ancora capito che il suo compagno era un lupo. Anch'io, se fossi capitato in questa capanna da solo, in una notte di temporale, mi sarei sentito perduto, disse il lupo. Anche il lupo non aveva capito che il suo compagno era una capra. Così, parlando dei loro malanni, dei ricordi d'infanzia, delle loro case e stringendosi l'un l'altro tutte le volte che tuoni e lampi spaventosi li facevano tremare, il lupo e la capra affrontarono il temporale. Nessuno dei due però vide chi fosse veramente l'altro. La capretta propose: La prossima volta che non ci troviamo a mangiare con il bel tempo, perché non ci troviamo a mangiare con il bel tempo? Va bene, va bene. Pensavo che sarebbe stata una pessima serata per via di questo temporale, ma siccome ho incontrato un buon amico, si è rivelata migliore di quanto immaginassi, rispose il lupo. Allora, per domani a mezzogiorno, davanti a questa capanna, va bene? Oh, ma come faremo se non ci riconosceremo dalla faccia? Già, per sicurezza diremo, sono chi ti è divenuto amico in una notte di temporale. Adesso che il temporale era cessato, soffiava un leggero venticello nell'oscurità, prima dell'alba. Le due ombre si salutarono agitando le zampe. Ok, ragazzi, questa è una storia di un racconto fantastico, ovviamente, no? E quindi abbiamo due animali, il lupo e la capretta. Ovviamente, generalmente il lupo mangia la capra, no? Però in questa storia loro due non si vedono, si riparano in una capanna durante un temporale e non si vedono, no? E quindi diventano amici e tutta la notte passano la notte insieme aspettando che termini il temporale. Quando il temporale è finito, ognuno va a casa propria e si mettono d'accordo per incontrarsi per il giorno seguente. E questa è una bella storia di amicizia, ovviamente, no? Perché il lupo non ha mangiato la capretta quando invece avrebbe potuto mangiarla. Ecco, pensate voi a cosa potrebbe succedere il giorno dopo quando loro due si incontrano. Pensate, provate ad immaginare il finale di questa bella storia. Ok? Ciao bambini, ciao ragazzi, ci vediamo lunedì, buon weekend, riposatevi e pronti per lunedì. Ciao!